È un po' un peccato, diciamocelo, che Bolt abbia perso l'ultima finale dei mondiali dei 100. Tutti, è vero o no, ci aspettavamo un po' il finale col botto, che anche questa volta Bolt vincesse, poi si ritirava la grande e via, lo champagne, la musica di sottofondo. E invece no, ha perso e ha vinto Gatlick, che poverino sembra stia tutti sui coglioni. Ha vinto e tutti lo fischiavano ugualmente, no, per lo scandalo del doping, eccetera, eccetera. Invece Bolt ha perso e tutti in piedi a festeggiarlo. Com'è? Sì, perché era l'ultima volta, direte voi, ma ti dimostra che non conta solo vincere, ma anche come vinci, qual è la personalità di chi vince, perché noi ci ricordiamo Muhammad Ali e non ci ricordiamo miliardi di altri campioni del mondo del pugilato. Bolt è entrato nella leggenda sia perché ha dominato per una decade, sia perché ha costruito il suo brand personale, adesso vediamo come. Peraltro è interessante vedere che il business di Bolt probabilmente sarà più grande adesso che finisce rispetto a quando correva. Non è che in questi anni gli sia andata male, tutt'altro, due lire le ha fatte, Puma lo sponsorizza quando ha 15 anni, gli ha dato 7-10 milioni all'anno nell'ultimo periodo, gliene darà 4 all'anno per fare l'ambassador e poi ha avuto anche mille altri sponsor sempre di qualità, Virgin, Visa, Gatorade. Però ora che ha smesso, un po' come ha fatto Michael Jordan, può costruire un vero e proprio impero, perché è un brand molto forte. Allora, quali sono le caratteristiche del brand Bolt? Bolt brand. Caratteristica numero uno è che è uno che sì, ha dominato, ma è giocoso. È quello che in inglese si chiama l'entertainment value, il valore dell'intrattenimento. Non è solo il risultato, vai lì e questo vince. No, è anche che crea questa esperienza, crea lo show. Quando corre Bolt succede sempre qualcosa. È quel momento, magari piazza record del mondo, magari fa l'uscita, fa lo spettacolo, un po' sborfoncello, ma sempre giocoso, divertente. Caratteristica numero 2, il capo del marketing di Gatorade, dello sport, diceva: noi abbiamo talmente tanti atleti, ma Bolt è speciale. Bolt è un contenuto premium. Il mondo è rimasto affascinato da Bolt, non soltanto perché corre come una lippa, ma perché è tutto il pacchetto Bolt, che ti attira, ti affascina e ti tiene attaccato a guardarlo correre. Caratteristica numero 3, che può sembrare stupida ma importante, ha un segno, un segnale distintivo riconoscibile. La sua posa famosa. Sembra una cazzata, però pensateci, quanti sono gli atleti che hanno questa immagine, che li identifica così? Jordan, no? Quando schiaccia con le gambe aperte, la lingua fuori. Ma non sono tanti, lui ce l'ha e ogni volta che incontra qualcuno tutti a fare Lightning Bolt. Metti quell'immaginetta su qualunque prodotto dell'universo e in un nanosecondo sai che quello è Bolt. Il brand di Bolt poi è costruito su questa sensazione di facilità. Avevo visto il documentario su Bolt, molto carino, l'avevo citato in un video passato, e tu vedi in realtà che fa una fatica bestia ad allenarsi, ma quando corre ti trasmette questa sensazione del facile, del semplice, un po' come quando Federer arriva in una situazione impossibile, dà una sbracciata e tira una ciocca di rovescio dentro a 200 all'ora. Sembra tutto facile e questo affascina. La differenza è lì da vedere, se guardate Justin Gatlin quando corre fa uno sforzo enorme, lo vedi che fa fatica. Bolt, capito, sembra che vada via in scioltezza. Altra caratteristica collegata è che è uno autentico, o meglio, lui magari non è autentico, io questo non lo so, non lo conosco Usain, ma quello che so è che la percezione è che sia uno autentico, vero, con i suoi difetti. E di lì tutte le storie, che ha mangiato i suoi 1000 chicken McNuggets a Pechino, che non ha mai voluto correre i 400 metri ma solo i 100 e 200 perché era pigro, non pigro, non c'ho voglia. E allora questo te lo rende simpatico e ti crea un rapporto di spontaneità, di autenticità. Ora che Bolt finisce la carriera sportiva e inizia tutta l'attività, diciamo, da adulto, da fuori dallo sport, nel mondo del business, come andrà a finire? Non lo so. Ma come direbbe lui, quello che conta non è iniziare bene, quello che conta è finire bene.